Buonasera, allora rischierò di incartarmi parecchio in questo video perché sono qui dalle 9 del mattino e sono le 8, perciò abbiate pazienza, ma ho conosciuto una persona che mi ha ispirato e voglio dirvi questa cosa. Allora, oggi in studio è entrata Daniela. Daniela non deve perdere eccessivo peso. E già qui molti di voi diranno: ma allora che ci voglio fare dal nutrizionista se non devi dimagrire? Ragazzi, non si va dal nutrizionista solo per dimagrire. Spoiler, è una verità della vita, sappiatelo, sapevatelo. Perché è venuta? Perché sostanzialmente lei voleva imparare a gestire questo suo peso, perché lotta sempre contro questi 2-3 chiletti, però in ogni caso rimanere di un peso che lei vuole è difficile. È da anni che magari va da un nutrizionista, perde un po' di peso, poi gira che ti rigira, le cose tornano come prima, no? Ve l'ho già raccontato nel video precedente e se non sapete quello di cui parlo, ve lo metto nelle schede. E allora poi cosa voleva fare? Voleva imparare a essere un esempio per la sua famiglia, no? Per le sue bambini e quindi anche imparare a gestire nutrizionalmente tutta la famiglia. Perché giustamente è inutile lavorare su di noi se poi siamo un pessimo esempio e se poi io sono magra e voi chi se ne frega, giusto? E un'altra cosa che voleva fare era non fare rinunce. Daniela ha fatto quello che io le ho detto, ha prenotato la visita, è venuta a ritirare la cartellina, che nello specifico è sempre questa. E poi cosa ha fatto? Quello che io chiedo, ha messo in pratica quello che ha trovato e ha studiacchiato. Perché io insisto tanto su questa cartellina? Intanto perché è un'occasione che voi avete di avere una marcia in più, perché se voi fate da subito quello che c'è scritto lì, fondamentalmente quando venite qui sapete già un sacco di cose, avete potuto toccare con mano le cose che dico. Immaginatevi, tanti di voi mi dicono: no, io la colazione salata non la farò mai. Poi prendono la loro cartellina e dicono: vabbè, mo provo. Come io dico sempre, non vi fossilizzate a dire: se non faccio tutto bene, allora è meglio che aspetto lei. No, se no cosa serve che io ti do la cartellina? La cartellina serve perché tu provi, breghi e faccia, e quando vieni qui io mi posso aggrappare a quei concetti per spiegarti altre cose, cioè è un vantaggio che io ti sto dando. Io mi sono impegnata tanto a farla. E non credo che qua in zona qualcuno faccia delle cose del genere, perciò, visto che io ti do un vantaggio, se non lo sfrutti sei uno sciocco, capisci? Quindi cosa devi fare? Devi buttarti e non avere paura di dire: ma io non ci riesco, ma se poi lo faccio, ma buttati, fallo. Tanto se mangi le fette biscottate e latte, pensi che vada meglio? Ora, perché appunto ti dico che la visita oggi è stata bella? Perché lei ha guardato i video, anche questo vi dico fatelo sempre, e ha messo in pratica alcune delle cose, provando che sostanzialmente la prima cosa che mi ha detto è stata: ma sai che da quando ho fatto questa colazione io arrivo a pranzo molto meno affamata. Quindi quando io ti chiedo di fare delle robe che magari sono lontane da quello che tu sei abituato a fare, qual è il discorso? Che se le hai già provate e hai visto che sostanzialmente funzionano, per te è molto più facile appoggiarti a quello che ti dico perché l'hai provato con mano. Quindi sostanzialmente è più facile, è stato molto più facile per Daniela oggi perché era già pronta a molte cose che poi io le ho detto. Ovviamente aveva bisogno d'aiuto, si tratta solo di una cartellina di consigli, non c'è una dieta dentro. Perché come faccio a sapere chi siete? Come faccio a sapere se avete delle patologie? E quello me lo dovete dire in visita. Però, e lei era già pronta a quello che io le avrei fatto fare. Anzi, mi ha saputo dire: guarda, questo mi è venuto bene, questo no. Quindi abbiamo avuto anche un margine di lavoro in più. Quest'ora insieme, facciamola fruttare. Avete un sacco di tempo voi, perché purtroppo vi lamentate che la mia lista d'attesa è lunga e a me dispiace, però io vi do la possibilità di fare cose già mentre mi aspettate, non sprechiamola, non sprecate questa possibilità. Perché poi scherzo sempre, ma giuro che se perdete un chilo nel frattempo che mi aspettate con la cartellina, non ve lo metto in conto alla prima vista, giuro.
non è un tanto al chilo. Ora, se hai prenotato una visita con me e ancora non hai ritirato la cartellina, corri. Vieni, prendila. Se invece l'hai presa e l'hai messa in un angolo, è ora di tirarla fuori. Perché se tu non farai quello che c'è scritto, quando vieni in visita io non ti posso aiutare. Anzi, non accetterò le persone che non hanno fatto nulla. Perché io ve l'ho data apposta. Se voi non fate quello, io per voi non posso fare niente. Perché avete dei piccoli compiti che dovete fare. Ok? Il cambiamento che io promuovo parte da voi. È inutile che aspettiate me, dovete partire, avete tutte le cose a vostra disposizione, ok? Quindi, ripeto, se hai già prenotato una visita, vieni a ritirare la cartellina, se l'hai già ritirata, fai quello che c'è scritto, buttati, non preoccuparti. Ora, se ti è piaciuto il video, puoi condividerlo anche con chi non ha ancora deciso di intraprendere un percorso con me, perché obiettivamente almeno è meglio che sappia cosa aspettarsi, ok? Se invece ti è piaciuto il video, guarda un po', condividilo lo stesso. E noi, se io sopravvivo alla serata, ci vediamo alla prossima, perché stasera non parlerò più, sbaverò come le lumache sul divano così. Questa la taglio. Ciao a tutti!